Ciao, buongiorno. Mi chiamo Chris e questo è il diario di viaggio. Oggi visitiamo una città tirolese nella cui storia il sale ha avuto un ruolo molto importante. Adesso viaggiamo all'Intirol, così resta con me. Come possiamo arrivare qui? L'aeroporto internazionale di Innsbruck è in Tirolo di Schioppo. Possiamo raggiungere in treno da Innsbruck, Kufstein e Brennero. I treni passano ogni quarto d'ora tra Allentirol ed Innsbruck. Dalla stazione degli autobus, che si trova alla stazione dei treni, partono molti autobus a paesi di montagna. Nel centro non è necessario utilizzare i mezzi pubblici, poiché possiamo passeggiare comodamente. Adesso vediamo come possiamo trascorrere il tempo qui. Quando usciamo dalla stazione ferroviaria, possiamo già vedere il castello di Aseg. Questo edificio, che fungeva anche da zecca, fu costruito nel XIII secolo. Quando attraversiamo la Salzburger Strasse, possiamo essere nel centro storico. Ci aspettano qui tanti voli accoglienti e salottini accoglienti. Nel centro della città si trova la chiesa parrocchiale di San Nicolo, che fu costruita nel XIV secolo. In città non mancano gli edifici religiosi. Possiamo visitare il Tempio del Cuore di Gesù o il Tempio dei Gesuiti. Il sale giocava un ruolo importante nella vita della città. Possiamo scoprire di più sull'estrazione del sale nel Museo Minerario. Possiamo fare una passeggiata nella città, poiché ci aspetta un paesaggio affascinante. Cosa possiamo provare in questa zona? Non possiamo perdere un Specknödel, un Kiachl, una Schlutzgrafen. Se non riuscite a trovare un alloggio a Hall, possiamo prenotare un alloggio nei piccoli paesi di montagna, in quanto il traffico è ben organizzato e non siamo isolati dal mondo esterno. Quello era il diario di viaggio di oggi. Grazie mille per vostra attenzione. Se ti è piaciuto il video, clic sul like o iscriviti al canale per non perdere nulla. Buona giornata! Ciao!